Abbiamo visto nel gesto molto bello dei nostri amici qui su questo terreno il passaggio dal nero della cecità in cui Bartimeo era immerso al giallo oro della luce, e voi avete risposto a questo cambiamento, anche voi mettendo in evidenza il giallo. Tutto lo stadio è diventato un punto che riceve luce. Ma qual è la frase del Vangelo che esprime meglio questo cambiamento? Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Ecco, ragazzi, il centro di tutti i 100 giorni, il punto da cui adesso bisogna ripartire. È scritto in grande il salto della fede, e balzò in piedi. Ecco il salto. Come fai a compierlo, questo salto? Una cosa è importante e sarà importante per tutta la vita. Devi farlo tu, come Bartimeo. Non è possibile che un altro lo faccia per te. Tu incontro a Gesù, tu di persona, aiutato sì dal papà, dalla mamma, dai sacerdoti, dai catechisti, da tutti i più grandi, ma loro ti portano fino alla porta, ma poi devi entrare tu in questo rapporto. Il balzo della fede. Perché è importante questa immagine stupenda del Vangelo, questo uomo che butta via il mantello come loro hanno fatto, via il mantello nero, voglio la luce, e salta incontro a Gesù? Perché lì si gioca per voi il senso della vita. Ragazzi, siamo in un posto straordinario. Qui si giocano le partite di calcio tra le più belle del mondo. Qui i nostri campioni documentano la nostra bravura. Ma il fatto che noi siamo qui oggi, in questo luogo, è ancora più bello e più importante di quelle bellissime partite, perché tu qui giochi la partita più importante di tutte, che è la partita della vita. Perché noi possiamo sì paragonare la vita a una partita, e dobbiamo vincerla attraverso la riuscita di noi stessi, che si chiama felicità e che ha come grande condizione la libertà. Per questo tu adesso, ricevuta
o nell'imminenza di ricevere la cresima, devi fare il salto della fede. Devi sentire che il dono dello Spirito ti è vicino e ti aiuta in ogni momento, ancora di più quando fai fatica, quando le cose non vanno bene, quando sbagli. Lui ti è vicino, ti accompagna in questo salto, ma il salto è tuo, la partita la giochi tu, come quando l'abile attaccante ha l'ultima palla prima del tiro, deve tirare lui, non può passare indietro, devi tirare tu. C'è, e poi ho finito, una grande condizione: bisogna un pochino continuare a restare mendicanti. Quando eri bambino, quando eri piccolino, riempivi il papà e la mamma di domande. Perché? 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 Adesso che sei grandicello, 11 anni, 12 anni, i perché non vengono alla bocca, ma sono nel cuore, come l'abbiamo visto prima, come avete potuto toccare con mano facendo il giro del mondo. Ecco, ti raccomando, non perdere il gusto di domandare l'aiuto a Gesù e di domandare l'aiuto al dono che Egli ci ha fatto, il suo Spirito che è con noi. Ma come fa lo Spirito di Gesù risorto a raggiungerci? Attraverso la nostra compagnia. Perché siamo qui così tanti, tanti da tutte le città e i paesi della nostra grande chiesa ambrosiana? Perché sappiamo che noi ci vogliamo bene, perché Gesù ci ha voluto bene. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e dobbiamo portar fuori tutte le domande che ci premono sul cuore. Allora l'ultima cosa, terminata la fase in cui abbiamo ricevuto i grandi sacramenti, il battesimo, la confessione, la comunione, la cresima, adesso il salto della fede ti chiede di andare avanti, non di fermarti, andare avanti nelle belle comunità dei nostri oratori, nelle belle comunità di tutte le nostre associazioni. Andare avanti su questa strada bella, dice il nostro Vangelo, che Bartimeo, pieno di gioia, lo seguiva. Guai ragazze, guai ragazzi, se vi allontanate adesso. Adesso viene il bello. Mi raccomando, di cuore continuate a seguire e a creare uno stile di vita e comunicatelo a tutti. Non è difficile, perché le cose belle non possiamo tenerle dentro, non possiamo, non riusciamo, è più forte di noi. Allora l'arcivescovo e tutti i suoi collaboratori, tutti i vicari, i vescovi e i vicari episcopali, tutti i sacerdoti, tutti i responsabili della pastorale, degli oratori, dei giovani, i vostri genitori, tutti gli adulti che vi aiutano con la catechesi, con il gioco, tutti
sono così preoccupati, nel senso buono, impegnati per il vostro bene, che vi chiedono di andare avanti in questo bel cammino per seguire Gesù. Abbiamo fatto il salto della fede, non cadiamo nella tristezza di tornare indietro. Ragazzi, ragazze, la vita è tutta davanti a voi, come una partita tutta da giocare. Giocala tu, ma giocala insieme. E allora il dono dello Spirito vi renderà uomini e donne solidi, capaci di amare, di costruire. Questo è il senso della vita. E l'arcivescovo ti dice, con tutto il bene che ti vuole, cammina diritto. Tu sai dove andare. Seguire Gesù vuol dire sapere dove si va. Buon cammino!